Ragazzi, bentornati al vostro Ricarmo. Eccoci qua tornati finalmente in un nuovo video. Siamo prontissimi, ragazzi, perché stavolta dobbiamo vincere la Lega con la squadra di Ash. Mamma mia, però di canto. Allora, vediamo subito la squadrina. Allora, Tauros, Bulbasaur, Pikachu, Squirtle, Charizard e Mach. Ovviamente utilizzerò principalmente Pikachu e i tre starter di canto. Tauros e Mach sono stati giusto messi lì per completare i 6 Pokémon della squadra. Comunque, guardiamoci le mosse. Allora, Tauros, ovviamente riposizionerò i vari Pokémon. Azione, Pestone e Forza. Bulbasaur. Foglie Lama, Velen Polvere, Parassiseme e Solar Raggio. Pikachu, mamma mia. Veramente tosto ma tosto. Fulmine, Attacco Rapido, Schianto e Tuono. È buggatissimo, ragazzi. Squirtle. Idropompa, Gelo Raggio, Surf e Capocciata. Mamma mia, il mio preferito, Charizard. Veramente tosto. Movimento sismico, terremoto, lanciafiamme, fuoco bomba. Forse il miglior set mosso di questa squadra. E Mach. Inibitore, esplosione, minimizzato e fango. Ho preso un bel po' di revitalizzanti, pozione max e iperpozione. E soprattutto, ragazzi, che in questo gioco le usano anche gli allenatori molto forti, super colpo e tutti i vari velocità X, attacco X, perché sono veramente utilizzati tantissimo. Eccoci qua contro Lorelei. Sono Lorelei dei Super 4. Nessuno conosce Pokémon tipo ghiaccio come me. Il congelamento è potentissimo. I tuoi Pokémon saranno in mio potere dopo il congelamento. Ma Martin, ma ok. Ah no, 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 cambiato. Tauros con Pikachu, vabbè. Era il primo ad essere sacrificato. Ok, proviamoci. Raggio Aurora. Così. Ok, grazie Tauros. Adesso si fa sul serio. Ovviamente Pikachu a livello 55, invece gli altri tre starter a livello 50, li ho tenuti un pelo più basso perché tanto Pikachu è davvero fortissimo e buggato. Riposo. Attenzione, va a dormire. Mamma mia, che sound poi. Potrei velocizzare un po', però dopo perdere sul sound epic, madonna. Fulmine, siamo una bomba atomica, cazzo. Dai. Facciamo di nuovo fulmine. Mamma mia. Ben, ok, grande. E uno è andato. Un passo in meno verso la finale 56. Mamma mia. Cloyster. Ok. Lasciamo sempre Pikachu. Fulmine. Dai, dai, dai. One shotalo. Mamma mia. Grande Pikachu. Madonna, 2003 ogni Pokémon. Slowbro, teniamo sempre lui. Fisso lui. Forse magari con Jinx provo a mettere Charizard, perché essendo proprio di tipo ghiaccio magari siamo più in vantaggio. Resiste. Ritirata. Cioè a livello 54 li tieni ritirata. Non rischio con attacco rapido, lo voglio seccare direttamente. Ok. E andiamo. Liscio come l'olio fino a qui. Adesso è il turno di Jinx, cambiamo Pokémon, dentro Charizard, mamma mia. Ok. Devastante. Sì, potrei provare anche un movimento sismico, ma meglio lanciafiamme, andiamo sul sicuro. No! Ha resistito, non ci credo. Super pozione. Sì, di nuovo. Mamma mia, cioè poi neanche iperpozione, superpozione, cioè siamo proprio poveri, eh. Gli ha ricaricato 50 PS. Allora, Lapras, cambiamo. E stavolta devo usare per forza Tuono. Vorrei cercare di salvaguardare Tuono, perché ne ho 10, ma ogni tanto sbaglio. Ma è devastante. Mamma mia, se colpisce è devastante. Vai così. Dai. Lapras è un dito in quel posto. Veramente tosto come Pokémon.
Anche il rosso fuoco era tosto. Madonna. Fulmine. Dai. E ce l'andiamo a vincere questa. Mamma mia. Solo con Tauros morto, ma... perché mi sono dimenticato di cambiare. E andiamo. Come ti sei permesso. E andiamo. Sei più forte di quanto pensassi, vai avanti. Questo era solo un assaggio della potenza della Lega Pokémon. Yeah. E adesso Bruno, che è lotta misto roccia, misto tutto quanto. Allora, una cosa, io proverei a mettere Squirtle, volendo. Potrei anche mettere Bulbasaur, vabbè. Perché lui ha anche degli Onix, se non mi ricordo, cioè se non sbaglio. Quindi usiamo un po' iperpozioni su Pikachu, che è fondamentale. Ok, siamo a posto. Quindi proviamoci subito così e andiamo. Ho allenato i miei Pokémon con i pesi. Ash, ti annienteremo con la nostra forza sovrumana. Se ne sei convinto tu, bro, siamo a posto. Bruno vuole lottare. Onix, infatti. Ok. Comunque è veramente fantastica che in questa cosa, che questo gioco, sai, cioè, tutti e tre gli starter scava una fossa. What? Bastardo. Fossa. Dai, resisti. Ah, ecco, bravo. Mamma mia. Dai. Mamma mia, come scenda rapida. Ok, prossimo Pokémon, Hitmonchan. Potrei anche provare a tenerla. Però dai, andiamo con Pikachu, voilà. Hitmonchan. Tra Hitmonchan e Hitmonlee ero un po' indeciso, perché molte volte sceglievo Hitmonlee, anche se Hitmonchan con i pugni era forte. Mamma mia. No, veramente fortissimo in questo gioco Pikachu. 57, mamma mia. Ogni Super 4 fa un livello. Hitmonlee. Continuiamo a tenere Pikachu, perché squadra che vince non si cambia. Fulmine. Più che altro devo stare attento, perché mi sa che forse non ho degli etere per ricaricare le mosse di Pikachu. Onix. Cambiamo. Di nuovo Squirtle. Dai, proviamo. Bulbasaur forse è ancora un po' più lento di Squirtle. Ok. Idropompa? No, vabbè, dai, certo. Stridio. Meno male, così non subiamo ancora un danno. Surf. Dai. Grande. No, pensavo salisse di livello. Machamp. Machamp cambiamo, però. Potrei provare con Fulmine, però non so, magari, perché è il 58, il suo Pokémon più forte. Tuono. Dai, proviamo. Dai. Scascia la madonna. Oh, resiste però, eh. Come Lapras, il suo ultimo Pokémon resiste sempre. Cioè, di ogni Super 4, boh. Per adesso. Mamma mia. Ok, archiviato anche questo. Pikachu non ha subito danno. E noi abbiamo vinto alla grandissima. Come? Ho perso davvero? Sì, grazie. Hai perso. Il mio compito è finito. Va un'altra sfida. Ti sta aspettando. Poi si girano tutti da una parte. Come perdere. Ok. Agatha. Agatha che però aveva anche dei Pokémon di tipo veleno. Tipo Arbok. Quindi un Charizard potrebbe farmi comodo. Proviamo, dai. Squirtle, dai, non sto a ricaricarlo. Che poi Gengar in teoria sarebbe veleno ancora, però in questo gioco non, in teoria non c'è ancora il tipo spettro, ma c'è il tipo buio. Però comunque un bel fulmine non dovrebbe dare troppi problemi. Lei era un po' tosta, però eccolo qua, Gengar. Benissimo. Terremoto. Dai, mamma mia.
È stata davvero una grandissima mossa metterli terremoto Charizard. Dai. Maestro di raggio, che palle. Dai, è confuso. Mamma mia, Charizard colpisce lo stesso. Morto, grande. Golbat, cacchio, terremoto non lo posso usare. Cambiamo, ci mettiamo Pikachu con un bel fulmine e lo stendiamo. Quanto ho odiato Golbat, ma davvero. Cioè, ma in tutti i giochi, in qualsiasi gioco, basta che ci sia un Golbat, ma un dito non... cioè, che palle, oh. No, ma va là. Super Sonic. Oh, vedi, cioè, io odio Golbat, perché lui fa queste mosse qua, dai. Mamma mia, con attacco rapido. Bam! Brutto colpo pure. E andiamo avanti così. Hunter. Forse non è ancora veleno. Ma è solo buio. Non lo so. Non so se poi il lanciafiamme. Ma vabbè. Che terremoto non so se fosse effetto. Le abilità non ci sono, però. Ma vabbè, dai, proviamo. Terremoto? Sì, funziona. Speriamo che sia anche super efficace. Dai. Mi sa di sì. Mi sa di sì. 51. Grande Charizard. Arbok, teniamolo, è sempre veleno. E Serpentello. Bello come sprite. Alcuni sprite sono davvero belli di questo gioco, ma altri un po'. Vai. Mamma mia. Battuto anche questo. Tutti quanti a livello 58, però i Pokémon più forti del Super 4. Gengar, teniamolo. Ah no, 60. Ok, siamo aumentati un po'. Quindi dopo Lance avrei Pokémon ancora più forti. Lui è veramente tosto. Super pozione. Ho ancora super pozione, incredibile. E anche iper pozione, pozione max. Ricarica totale, super pozione. 50 PS. E andiamo. Mamma mia. Forse quella più difficile è stata la lotta contro Lorelei. Oh. Tu sì che sei davvero speciale. Grazie. Devo diventare un nuovo campione. Non ho altro da dirti. Vai avanti ora, campione. Oh, lei si è girata in su. Mamma mia. Tum, 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 tum. Madonna, è epica sta canzone. Allora, qui ragazzi iniziano davvero i guai, mi raccomando, non possiamo sbagliare nulla. Allora, non vorrei sprecarla, però mi sento in dovere di farlo. Ricarichiamo Squirtle perché secondo me potrebbe tornarci utile. E direi di andare. Mettiamo subito Pikachu perché mi ricordo che tra Dragonite e Dragonair è bello stronzo Lance. Ash. Ah, ho sentito parlare di te. Sono il capo di Super 4. Sono Lancer, l'allenatore drago. I draghi sono Pokémon mitici. Sono difficili da catturare e allenare, ma hanno forze superiori. Sono praticamente invulnerabili. Bene, sei pronto a perdere? La tua sfida con la Lega finisce con me. E speriamo di no, perché che cacchio, cioè. Madonna, poi il suo mantello, no? Davvero un tipo particolare. Gyarados. Già a livello 58, quindi qua ti fa capire che abbiamo alzato l'asticella della difficoltà. Fulmine. E ormai l'abbiamo finito, fulmine. Sì. Ok, one shotato, bene così. Concentrazione, Dragonair. Ci potrebbe essere Pikachu, Squirtle, però... Pikachu è velocissima, cazzo, c'ha 130 di velocità, Martin Garrix si vola, cioè. Tuono? Proviamo a salvaguardare il tuono, dai, ancora un po'. Fulmine? Brutto colpo, merda, non è molto efficace. No, merda, sta mossa è buggatissima, ragazzi. Cazzarone. Merda. È tosta sta mossa.
solo che doppio fulmine, schianto, sperando che va a segno, sì. Tanto lui si deve ricaricare, quindi abbiamo... Ah, iperpozione stavolta. Bastardo. No. Non va bene, ragazzi. Tuono. Dai, 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 dai. Sì, meno male, l'abbiamo paralizzato. Deve ricaricarsi, ok. Schianto. E fallisce. Fa mock. Carraggio. Mannaggia. Almeno abbiamo un turno bonus. Allora. Bulbasaur penso di no. Squirtle allora, dai. Adesso ce la possiamo fare. Zero raggio. Sì. Noi. Merda, sono veramente tosti. Tuon onda, mazza di merda. Allora, paralizzato Squirtle. Di nuovo. Fulmine, merda. Che sarò. Madò. Grande Squirtle. Ok. Dragonair. Teniamolo, tanto ormai è mezzo morto, proviamo iperraggio. Però è pirla, perché almeno perde dei turni così per ammazzare uno che aveva 14 di vita. Bulbasaur non lo so, io farei un giro per ricaricare Pikachu. Allora, strumenti. Revitalizzante, corriamo ai ripari. Ok. Gelo raggio. Dai. Ok. Di nuovo. Iperpozione. Ok. Avvolgi botta. Avvolgi botta. Mamma mia. Mamma mia che mossa. Attacca ancora. Ma che dire, revitalizzanti ne abbiamo. Dai, tanto con la voce botta abbiamo un po' di tempo. Lui userà qualche cosa. Noi usiamo esplosione. Gelo raggio. Ma no, se resisteva. Sarei tentato di usare il Charizard, però vorrei magari provare a tenerlo per... Dai, proviamo. Fissine. Allora, movimento sismico, no, terremoto, fuoco bomba. Terremoto. Dai. Dai, 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 dai. Però, brutto colpo. Bolla raggio, ma quante cazzo di mosse c'è? Super figazzo, meno male, non ha tolto niente. Grande. Vai, 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 vai. Dai ragazzi, dai ragazzi, stiamo lì. Siamo ancora vivi. Aerodactyl, Aerodactyl lo cambiamo, mettiamo Pikachu, lo secchiamo. Con fulmine o tuono. Ok. Fulmine? Iperraggio, minchia, resisti. Dai. Dai, 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 dai. Sì. Scasso. Scasso. Anche se lo lasci con poco, poco, poco di vita. Grande, perfetto. Non usare super pozione. Ok, tocco rapido, bene. Messo giù KO. E in teoria adesso c'è l'ultimo. 58, grande, così recuperiamo DPS. Adesso è tosta, merda. Allora, vediamo un po'. Charizard non ha tutta la vita. Io proverei a mettere Bulbasaur, ricaricare Pikachu e poi provare con Charizard magari. Allora, iperpozione Pikachu. Ok, resisti. Fuoco bomba, minchia. Devastante.
No, Dragonite è veramente tosto. Ok, grazie Bulbasaur. Charizard, la sfida proprio per eccellenza tra due draghi, per virgolette, perché Charizard non è un drago. Terremoto? Ah, però lui è volante. È vero, ha preso il tipo volante. Bastardo. Fuoco bomba. Mamma mia, vediamo chi è, c'ha il fuoco bomba più fuoco bomba dei due. Non è molto efficace. Brucia. Dilusso. Bora, resisti. Mamma mia, bruciato è tanta roba. Dai. Anche resistito. E c'è la scottatura. E di nuovo fuoco bomba. Dai. Va bene. Ha fallito. Madonna. Grande Charizard. Lo sta scassando. No, ha fallito fuoco bomba. Vabbè. Mamma mia. Grande. Grandissimo. Pikachu. Cazzo, però è l'ultimo. Dai, non rischiamo. Fulmine. No, cazzo. Bora, minchia. Dai. Anche voi scommetto che premavate B per resistere al colpo. Vai. Man, sono scasso con attacco rapido. Dai. Scassare così. Per raso, stronzo. Lo umiliavamo proprio. Ok. Noi tanto ci abbiamo Squirtle. Ricarichiamo qualcuno così a caso. E lui dovrebbe morire. Per la bruciatura. Charizard. Tuono. Ha fallito. E muore così. No. Stronzo. Tuono. Ma comunque un gran set mosse sto Dragonite. Inghia. Tosto. Tuono, fuoco bomba, il parraggio, bora, cioè. Revitalizziamo un altro tanto. Chi se ne? Vai Pikachu. Tanto dopo ti devo revitalizzare tutti quanti. Tuono. Fallisce. La scottatura brucia. E brucia anche la sconfitta per Lance. Mamma mia. Grandi. Grandissimi. Ecco. Odio ammetterlo, ma sei un maestro con i Pokémon. Grazie. Non posso ancora crederci, hai sconfitto i miei draghi. Ora sei il campione della Lega Pokémon. O meglio, lo saresti stato. Ma ti aspetta un'altra sfida. Che sfiga. Devi affrontare un altro allenatore, il suo nome è Gary. Ha battuto i Super 4 prima di te. È lui il vero campione della Lega Pokémon. Per adesso. Ricarichiamo subito tutti quanti. Bene ragazzi, abbiamo ricaricato tutti i Pokémon. Lance si guarda intorno. E io direi che non so che Pokémon mettere, perché non mi ricordo più. Cioè, così a occhio e croce la squadra di Rosso Fuoco, ma Gary cambia i Pokémon, soprattutto in questo gioco, visto che ci sono le evoluzioni di Eevee, non lo so. Ero ansioso di rivederti, Ash. Il mio rivale deve essere forte per tenermi testa. Lavorando al Pokédex ho cercato ovunque Pokémon forti, ma vabbè, non solo, ho anche formato squadre che battessero tutti i tipi di Pokémon. Ma che... E ora? Eccomi, campione della Lega Pokémon. Sì, a culo, avrei usato 1000 ricariche a tot. Ash, sai cosa significa questo? Te lo dico io, sono l'allenatore migliore del mondo. Per ora. Aspetta, dopo questa lata ne riparliamo. Ok, ci siamo. La sfida. Sandless, ma vaffanculo. E ho messo Pikachu. Partiamo subito male. Allora, cambiamo. Sacrifichiamo Tauros. Sì, se allenavo anche Tauros e Mach, avrei scassato proprio troppo easy. Brutto colpo. Addirittura. Squirtle? Perché non so Bulbasaur. Squirtle.
Certo. Accelerazione. Dai. Dai. Resisti. Grande, brutto colpo. Dai, 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 dai. Spediscilo a casa. Questo Rich. Ti ha fatto maluccio. Sfuriate. Madonna. Cioè, te hai vinto la Lega con sfuriate? Cioè. Ah, pensavo attaccassi due volte. Vabbè. Grazie, Squirtle. Bulbasaur. Fogliolana. Vediamo spina. No. Ok, meno male non si è avvelenato. Bam! Ok. Se c'è un Pokémon che non rompe le palle, magari proverei a ripararci insieme. Alla Kazan, ecco. cambiamo. Cambiamo subito. Pikachu. Meh, è tosta. A livello 59. Vediamo, tuono l'abbiamo finito, fulmine l'abbiamo finito, cazzo non ho visto se c'avevo, ma mi sa che non c'avevo niente per ricaricare le mosse. Tuono, ripresa così a caso, bravo, imbecille. E te hai vinto la Lega usando ripresa così al primo turno. Di nuovo tuono, cinesi. Cala la precisione, ma a noi, qui c'è una foto. Noi andiamo avanti così. Attacco rapido. Cioè, ti ho scassato la Kazam con niente, non mi hai fatto danno, dai. Potevi usare psichico, che cacchio ne so io, cioè. C'è Charizard. Da finire che è ancora più facile del previsto stavolta. Dai, contro Executor. Executor. Fuoco bomba. No dai, andiamo sul sicuro, lancia fiamme. Dai. Ipnosi. Vai che tanto c'ho il pokeflauto. Sfigato. Tutti i Pokémon addormentati si sono svegliati. Yeah. Attacco pioggia. Forse era pioggia danza. Vabbè. Lancia fiamme. E buttalo giù. Ipnosi non ha effetto su Charizard. Cioè prima l'ha fatto. Prima l'ha usato, siete testimoni. Dai, lancia fiamme ancora. Oh, cioè, Gary, sinceramente, negli altri episodi le lotte erano normali come difficoltà, stavolta è ancora più facile. Magneton. Forse terremoto ce la fa, aspetta. Perché non ci sono le. Verità, e in teoria comunque terremoto ha effetto, quindi ciao. Non c'è l'acciaio, però è solo elettrico, però. Fulmine. Dai, resisti. Dai 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 dai. Vabbè, bravo Charizard. E Pikachu. Bulbasaur. Io non mi ricordo se l'evoluzione di Eevee era saltato fuori Vaporeon. Perché tanto in tutti e due i casi. Dai. Bulbasaur. Solar Raggio. Merda, cazzo di brutto. No, dai. Poca vita, foglia l'anno. Andiamo in fiamme. Cioè, comunque. Oh, con sfuriate, comete, cinesi. Ma che cazzo, hai vinto la Lega, voilà. Te hai pagato quei soldi del professor Rock, del nonno. Brutto colpo. Fogliolana ancora. Manco usa fulmine. Comete. Ritirati, voilà. Lo scettro del campione è mio. Mi sta aspettando. Brutto colpo, mamma mia. Cloyster, addirittura. Dai, cambiamo. Volevo usare di nuovo Bulbasaur, però vabbè. Lo vedo con poca vita. Tuono? Sì. Ma colpisce davvero tantissime volte in questo gioco tuono, cioè. Ogni tanto, vabbè, deve fallire, però, cioè. Invece negli ultimi giochi fallisce abbastanza spesso. Flareon.
sono nella cacca. Non mi aspettavo proprio per niente Flareon. Teniamolo. Vai. Tuono, tuono. Cioè, vedete, colpisce un sacco di poi Pikachu, veramente tosto, velocissimo e mena. Brutto colpo, turbo fuoco. Ma neanche mi... cioè, ci provi, neanche fai un fuoco bomba qualcosa per provarci. Cioè... dai, resisti Pikachu. Basta che non ti scotti. Tuono. Ed è KO. Dai, 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 dai. No! Allora ti scasso con l'attacco rapido, dai, resisti. Dai, che lo scassavo alla grande con l'attacco. Lo umiliavo. Io ci provo con Mac. Se lo scasso con Mac, esplosione. Potrei provare. Riflesso. Adesso sei scemo. Cioè, c'hai un Pokémon con zero di vita, sei ancora stato. Esplosione! Ti distruggo così, animale Bulbasaur vivo. Mamma mia, come lo umiliano. Lascia battuto Gary. Sbam, campione della Lega. Non può essere. Mi hai sconfitto. No, non t'ho sconfitto, t'ho umiliato. Dopo tanta fatica per diventare il campione della Lega. Il mio regno è già giunto alla fine. Sì, non è giusto. Ma ripigliati, ma scusami, con comete, sfuriate, turbofuoco, mancava solo avvolgibot. Maledizione, sei tu il nuovo campione della Lega Pokémon. Puoi tornare a sfidarmi, magari provi a battermi, anche se mi sa di no, sebbene sia duro ammetterlo. Adesso va il professor Oak. Ash, hai battuto mio nipote. Hai vinto, congratulazioni, sei il nuovo campione della Lega Pokémon. Sei cresciuto così tanto da quando sei partito con Pikachu. Ash, sei diventato grande. No, in realtà sempre quell'età lì, è sempre un bambino, però vabbè. Gary, sono deluso. Adesso filo a casa a fare i compiti. Sono venuto appena ho saputo che avevi battuto i Super 4. E poi? Ma quando sono arrivato avevi perso di nuovo. Che sfiga. Cioè, che sfigato. Gary, sai perché hai perso? Non hai dimostrato ai tuoi Pokémon fiducia e amore. No, gli hai insegnato delle mosse che veramente. Senza tali valori non diventerai mai un campione. Ash, sai che la tua vittoria non è stata soltanto un merito tuo. Il vincolo che ti lega ai tuoi Pokémon è meraviglioso. Ash, vieni con me. Lo vuoi stuprare, professore? Pensavo ci fossero anche quelli che intervistavano. Congratulazioni, Ash. Questa è la sala d'onore Pokémon. I campioni della Lega Pokémon sono onorati in questa sala per le loro imprese. I loro Pokémon vengono iscritti in questa sala d'onore. Ash, hai lavorato sodo per diventare il nuovo campione della Lega. Congratulazioni, Ash. Quante volte hai detto Ash? Tu e i tuoi Pokémon siete famosi ora. Yeah! Soldi, fama, gloria, donne, potere. Pikachu, livello 58, tipo elettro, sala d'onore. Bulbasaur, rimasto in vita, grande. Erba veleno, livello 50. Strano che non è salito di livello. Sei bello, Charizard. Livello 52, fuoco volante. Tauros, livello 21, tipo normale. Così. Squirtle, bellino. Livello 50, tipo acqua, che lui non è salito di livello. E l'ultimo, mamma mia, che ha umiliato Gary. Bello questo sprite. Mac, livello 38, veleno. Un'esplosione. Pazzesco. Lascialo. Tutto figo così. 30.000 dindini. Durata 47 minuti, benissimo, stai lavorando sodo. Se non ce l'hai già, prendi un detector dal mio assistente. Ah. Per fare cosa? Cercare gli strumenti? Ma Pokémon versione gialla! Satoshi Tajiri! Bene ragazzi, mamma mia, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Siamo veramente i numeri 1. Che dire, noi con questo sottofondo bellissimo ci salutiamo, perché non starò a fare ovviamente tutta una guida su
Pokémon leggendari, Mewtwo, perché tanto alla fine quello che ci interessa è vincere la Lega, basta, scassare Gary, perché ci sta sulle palle a tutti quanti. Quindi, con questa sigla, io vi ricordo che ci rivediamo in un prossimo video, non lo so, non si può mai sapere. Mi raccomando, stay tuned, stay Patrick. Bella!